Mazza è buono, mazza è buono. L'angolo del caffè domenicale in compagnia del vostro postman, fratelli e sorelle. Ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Buona domenica 22 settembre 2024 a tutti voi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un bel like se questo contenuto di Civil War episodio 2-2 vi è piaciuto. Altresì, qui sotto in descrizione trovate i miei social, dove comunque riporto tutte le nefandezze anche della classe arbitrale italiana contro la Juventus. Seguitemi sui miei social, soprattutto su Instagram. Allora, nel mentre che ci prendiamo il caffettino post tortellini alla boscaiola, si è visto che è tornata mamma, si è visto, soprattutto si è sentito. Dobbiamo necessariamente aggiornare lo score. Dobbiamo portare l'episodio numero 2 della nostra personale Civil War, questa guerra, tra virgolette, assolutamente civile della Juventus contro la classe arbitrale, il VAR italiano, che si arricchisce di due nuovi episodi che riguardano chiaramente Juventus-Napoli di ieri. È doveroso da parte mia oggi realizzare questo video. Poi di Juventus-Napoli non parliamo più, non me ne può più fregar di meno. Focus giovedì sulle Juventus Women, però oggi era doveroso aggiornare lo score. Caro il mio Samuele, perché lo score passa a Juventus 0, VAR 5. VAR 5 ci stanno semplicemente asfaltando, asfaltando, perché dopo fuorigioco Cambiaso, dopo Mancini, dopo Pellegri, aggiungiamo Politano e l'entrata a piede con il piede a martello su Bremer, e poi Oliveira, il retropassaggio di Oliveira al portiere Caprile di Juventus-Napoli di ieri. Che vi piaccia o no, è così, è così. Altri stanno zitti, la Juve per stile, per storia di queste cose non parla, anche se ieri Thiago Motta ha detto: era retropassaggio, Doveri poteva evitare anche di ammonirmi, perché comunque Thiago Motta ha protestato molto civilmente, però ragazzi, questo è. So che a qualcuno non piace, so che a qualcuno non piace perché me l'hanno già scritto. Allora, quindi più voi scrivete, io più li faccio. Più mi fomentate, più mi caricate, mi galvanizzate a portare questi contenuti, e chiaramente io li porto perché nel mio piccolo, come dico sempre, un po' di melma la rigetto al mittente, ai soliti che ci fanno le pulci, che a episodi invertiti oggi ci avrebbero fatto le pulci, il cornuto portoghese, il nanetto epurato da tutte le televisioni, quello che picchia le donne, l'ex direttore che era fomentato dai nostri soldi, dai soldi pubblici, no? Del canone Rai. Ecco, loro oggi ci avrebbero fatto le pulci. Allora io giustamente faccio le pulci a loro. Partiamo subito a bombazza, partiamo subito. Prima cosa, importantissima, l'insulto a Totò Schillaci alla fine del minuto di raccoglimento. Minuto di raccoglimento per Totò Schillaci,
applauso dello stadium, dopo l'applauso silenzio, silenzio totale, risuona questo munnez, munnez che praticamente sentono tutti, che risuona nel silenzio dello stadium. Lo stadium chiaramente si ribella e fischia il coglione che avrebbe l'imbecille che andrebbe individuato, daspato, non dovrebbe più entrare in uno stadio finché campa. E io a questo punto, altro che prefetti e quant'altro, TAR del Piemonte e quant'altro, fosse per me i tifosi del Napoli, residenti o meno, tra l'altro c'erano anche tifosi del Napoli in mezzo ai nostri tifosi, cosa che al Maradona è pura utopia, pura chimera, perché sapete bene quello che è successo in passato, fosse per me settore ospiti chiuso, vita natural durante per tutti gli Juventus Napoli da domani fino alla fine del mondo. Ci sta il precedente dei bagni distrutti dai primi anni dello stadium, ricorderete, sono stati solo loro hanno fatto sta roba qua, però poi dopo, se tu gli dici siete sempre voi, io, tu, chi è? Passa da razzista. Diventiamo razzisti, razzisti contro altri italiani, anche se loro non si identificano come italiani, ma va bene, ma va bene. Quindi, la prima è stata questa, risonanza mediatica? Boh, nostra, perché per il resto, ovviamente, frega un cazzo. Veniamo ai due episodi, veloci. Allora, ricordo soltanto che l'arbitro era Doveri di Roma, al VAR c'era Marini, a VAR la penna, questi chiaramente, questa laterna tra arbitro e sala VAR di Lissone. Allora, primo episodio, chiaramente. Metto tutto in grafica, per ovvi motivi non posso far vedere le immagini, ragazzi, perché giustamente sono coperte da copyright. Quindi al minuto 11 il piede a martello di Politano sul polpaccio di Bremer. Metto in grafica, metto omesso. Politano si scusa immediatamente, rendendosi conto della brutta entrata, in ritardo e con palla già allontanata da Bremer. È passato tutto in cavalleria. C'è stato un solo replay di DAZN, quello che avete visto in grafica, e poi c'è il precedente di Milik. In questo caso si dice che il VAR non può intervenire perché è l'arbitro che sul campo valuta l'intensità, la forza, la vigoria del colpo, ok? Però c'è il precedente di Milik. C'è il precedente di Milik della passata stagione, allorché l'arbitro di turno fu mandato all'on field review. Perché ieri il VAR non è intervenuto? Perché Doveri ha visto e valutato, ecco, anche qui su queste norme, su queste regole, sulle famose, sui famosi, diciamo, come dire, codicilli che poi dopo vengono dati, no, ad utilizzo, no, che vengono messe come linea guida. Qual è la linea guida, giusto appunto? Ecco, questo è. Nota di colore, Marelli ammette il mancato giallo a Politano, quantomeno ci stava cartellino giallo, quindi intervento pericoloso c'è stato, fallo c'è stato, è stato fischiato, manca il giallo addirittura al minuto 32. Nello specifico, immagine ripresa, replay da parte di DAZN, perfetto, perfettissimo, si è visto benissimo. Né Pardo né Balzaretti in telecronaca hanno detto nulla sul piede a martello di Politano, manca il giallo, Marelli viene interpellato al minuto
32 ricorda il mancato giallo di Politano. A Politano era il minuto numero 11. 11. Questo per la precisione, per quanto riguarda anche DAZN, dove io chiaramente seguo le partite, ovviamente. E poi, ragazzi, episodio numero 2, ecco, le regole di ingaggio, ecco, questo voglio dire, non mi veniva questo termine per quanto riguarda questo episodio. Quali sono le regole di ingaggio del VAR su questi episodi di piedi a martello, vigoria spropositata, chiaro fallo antisportivo e quant'altro? Quali sono le regole di ingaggio? Se qualcuno cortesemente ce le spiega qui sotto, grazie. Ecco, mi è venuto in mente adesso, ve lo riporto. Prima avrete visto, mi sono impappinato perché non mi veniva regole di ingaggio. Episodio numero 2. Poi vi saluto, vi faccio la buona domenica e me finisco il caffettino al minuto 57. Il retropassaggio volontario di Oliveira a Caprile. Vi metto in grafica le due diverse angolazioni, dove potete vedere perfettamente dall'alto il passaggio di Oliveira e anche dal basso. Vi metto tutto in grafica. Allora, tocco orientato e volontario. Questo è abbastanza chiaro. Il VAR non può però intervenire perché nel caso sarebbe punizione indiretta, punizione a due. Quindi il VAR anche qui magicamente non può intervenire. Le immagini, questo è importantissimo perché l'ho promesso, immagini che ho messo by account X di Denis, errori arbitrali che chiaramente ringrazio. Le ho trovate su X, le ha riportate Denis, errori arbitrali che partecipa a QSVS e anche al canale OCW. Anche lui ha specificato, ha rimarcato che questo è un chiaro errore arbitrale di doveri, che era in posizione perfetta perché ci aveva visuale perfetta nello specifico, però magicamente il VAR non può intervenire. Dunque possiamo tranquillamente dire a questo giro, anche a questo giro, doveri assolutamente incapace ed inadeguato per questo Juventus-Napoli, ma soprattutto aggiorno lo score: Juventus 0 VAR 5 VAR 5 ci stanno semplicemente asfaltando. Ragazzi, è tutto. Questo è quanto. Me finisco il caffettino alla faccia di chi ci vuole male, alla faccia del coglione che ha insultato Totò Schillaci. Non ci avete rispetto manco per i morti. Questo è quanto da parte mia, ragazzi, come dico sempre, un po' di melma la rigetto al mittente. Juventus 0, VAR 5, siamo alla quinta giornata. Se la matematica non è un'opinione, abbiamo la media di un episodio sin qui a partita, anche se così non è stato, perché sono stati concentrati su tre partite nello specifico, ma abbiamo la media di un già episodio a partita, che non è un alibi, che non è una scusa, perché se Vlahovic viene sostituito a fine primo tempo, sicuramente non è colpa del VAR o dell'arbitro se la Juve non ha vinto le ultime tre partite, ma concedetemi di rimarcare che questi episodi, anche quelli che vi ho mostrato oggi, hanno indirizzato assolutamente Juventus-Napoli di ieri. Mancata espulsione a Politano, o quantomeno mancato giallo, è stato ammonito soltanto McKennie ieri, mancato giallo, e poi chiaro, chiara
punizione indiretta a due nell'area piccola, perché la palla sarebbe stata posta sulla linea dell'area piccola, così cita il regolamento del secondo tempo per la Juventus, per il retropassaggio di volontario di Oliveira a Caprile. Ragazzi, 15 minuti, scusate, mi sono dilungato, ma questi video vanno fatti bene, vanno fatti chiari, vanno fatti limpidi e cristallini, perché come detto io ai soliti noti un po' di melma la rigetto al mittente e le pulci le faccio, perché tanto loro le avrebbero fatte a noi, le avrebbero fatte a noi. Questo è quanto, buona domenica, buon caffè, come sempre fino alla fine. Vamos Juve, ai prossimi appuntamenti sul canale del vostro Postman. A presto, ciao!